Tra i piloti schierati nel trofeo nazionale scooter velocità, nelle prove ufficiali di Verano è Zenari ad aprire la stagione con una strepitosa pole position, infliggendo oltre un secondo a Mendogo, Grilli e Russo. Così come in qualifica, il pilota veneto è irraggiungibile per i suoi avversari durante tutta la gara, che gestirà sapientemente dall'inizio alla fine. Dietro di lui grande bagarre, nelle fasi iniziali si fa notare Gottardello in sella al suo super scooter. Il torinese è in splendida forma, ma il suo tentativo di fuga dura poco perché presto l'alfiere del team LG Moto viene risucchiato in uno sciame di velocissimi zip. Ben 7 piloti in 3 secondi si contendono il podio e nella volata finale, alle spalle di un imprendibile Zenari, chiude Santorusso che precede al fotofinish un Mendogo autore di un grande recupero negli ultimi giri. La classifica finale della Super Scooter vede Gottardello al primo posto, seguito da Baldi e Marco Russo, rispettivamente 9, 10 e 12 sul traguardo. Davide, imprendibile in qualifica come in gara? Sì, in gara ho un po' amministrato, visto che avevo un margine, non ho rischiato niente, anche perché avevo 2 secondi di vantaggio, quindi. Per Marco una doppia vittoria oggi. Sì, una doppia vittoria che è servita a tirare sui morali dopo i vari problemi che abbiamo avuto ieri con la trasmissione, ma si è riusciti a risolverli tutti stamattina. E si sono visti i risultati che sono venuti fuori con un bel primo posto. Il ferro di cavallo è una delle curve più particolari della pista di Varano. Secondo la maggior parte dei piloti, la maniera più veloce di percorrere il ferro di cavallo è raccordare le due curve con una traiettoria unica. Questo però non è sempre possibile, soprattutto durante la bagarre di una gara. Il ferro di cavallo è una curva molto strana perché diciamo c'è una pendenza molto particolare, crea quasi una parabolica, quindi diciamo la percorrenza deve essere più elevata possibile dato che il grip è maggiore, però è molto, molto semplice scivolare e cadere a terra. Sì, è la curva decisiva di Varano, anche perché poi mette la fine sul destra finale, quindi lì è dove si può tentare tutto per tutto l'ultimo giro. Il ferro di cavallo è una delle curve dove si può fare il tempo per partire in pole position. Il ferro di cavallo, essendo una curva sopraelevata, ti permette una velocità di percorrenza molto alta, sembra buttarti fuori traiettoria, invece ad ogni giro ti permette di spingere sempre più forte. Infatti è una curva dove si sta più tempo piegati. Così il ferro di cavallo è l'unica curva che molto spesso premia i piloti più creativi, oltre a quelli che hanno uno stile di guida pulito. E comunque secondo me il ferro di cavallo che conta di più è quello che mi tengo in tasca a ogni gara. Ci vuole un po' di fortuna. La griglia di partenza della Scootermatic Italia Nord vede in pole lo zip di Pelloni, che precede Gottardello, il più veloce fra i piloti super scooter, dietro Parodi e Berlini. Allo start già Bagar, Boccardo, scattato dalla quinta piazza, conquista con un giro fulminante la testa del gruppo, precedendo Gottardello e Parodi, mentre è costretto al ritiro l'autore della pole, Pelloni, causa motore KO. A metà gara la lotta a dir poco serrata, con 4 piloti di un fazzoletto a contendersi la vittoria. Sono Berlini in grande rimonta, Boccardo, Cotardello e Parodi. Ma nella splendida volata finale con 4 piloti in mezzo secondo è il portacolori del team LG Moto spuntarla, portando il suo runner davanti a Parodi, Boccardo e Berlini. Nella seconda finale Pelloni viene bruciato al via da Gottardello, ma voglioso di rifarsi dopo il ritiro della prima manche, riconquista subito la prima posizione, allungando con una facilità disarmante.
A metà gara ha un secondo e mezzo di vantaggio sul gruppone che si contende il podio, composto da Parodi, Cipriani, Gottardello e Boccardo, e continua a guadagnare terreno. Sul traguardo Pelloni passa per primo e festeggia in monorota, mentre a soli 44 millesimi di secondo giungono Boccardo, vincitore ai punti, Cipriani, partito dodicesimo autore di una grande rimonta, e Parodi. Sul podio finale della Super Scooter salgono Gottardello, Ferraguti e Franco. Sì, sono molto contento perché anche l'anno scorso ero terzo, sono caduto e ora mi sono preso la mia rivincita anche per oggi. Una gara veramente emozionante, ci sono stati dei problemi in fase di prove cronometrate e poi alla fine il risultato è stato prima posizione. Sono davvero emozionato. Iniziare il campionato così secondo me è il miglior modo per fronteggiare poi tutto il resto del campionato. Contentissimo, veramente felice.